faccio vedere. Io ad esempio sto andando con la mia palla e devo fare questo, io devo buttare fuori dall'aria. Una volta che la fai dall'aria, una volta che il pallone va fuori dall'aria, il proprietario del pallone in questo caso esce fuori, viene escluso. Quindi cosa significa questo? Bisogna vedere, non bisogna solo guardare il pallone, perché guardare il pallone la domenica cosa succede? Guardiamo solo il pallone e non vediamo i compagni. Questo serve per guardare chi c'ho accanto, guardare i compagni e soprattutto riempire tutti gli spazi, che è fondamentale. Quindi cosa vuol dire? Più distante sto dall'avversario, meglio è, cioè dire, non perdo la palla. Se invece ci vado vicino, al 99% la perdo. Ok? Come proteggersi da questo pallone? Se io sono vicino, vado vicino, che vuol dire? Se io ce l'ho a sinistra, se l'avversario ce l'ha a sinistra, se lo tengo a sinistra il pallone, che succede? Me lo butta via. Se lo tengo a destra, prima che lo piglia ce lo vuole. Quindi protezione. Protezione significa avversario a sinistra, ricordiamoci la funzione del braccio, sempre largo. Lui prima di arrivare sul pallone ci deve sbattere, ok? Sempre largo il braccio. Oh! Che si fa? Ok? Quindi, ora io mi metterò lì e vi osservo. Ho spiegato l'esercizio, al mio fischio ci abbiamo 5 minuti per finire il giochino. Ma l'area è da cinesini, ma... No, 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 tutta l'area, l'ho messo lì perché ce l'avevo in mano. Okay. E tutta l'area delimitata da quei cinesini, non potete andare oltre. Ricordatevi che se uscite col pallone fuori dalla linea siete esclusi a priori. Okay? Io adesso vi osservo, sono 5 minuti, in questi 5 minuti chi rimane dentro stasera a fine allenamento non raccatta la roba, va direttamente a farsi la doccia, gli altri rimangono a raccattare la roba. Ok? Quindi più la tenete e meglio è. Io inizio adesso. Ehi, ragazzi, oh, ho già parlato con voi, quando parlo mi dovete ascoltare, ho detto da questa parte, non si va dall'altra parte, sono tutti messi a posto, chi va fuori dai cinesini o dall'aria è escluso in automatico. Ciao, vai, non c'è una velocità, c'è solo l'attenzione. Attenzione e guardare l'uomo dove si trova. Possibilmente in questo esercizio mettiamoci destro e sinistro, non solo destro e non solo sinistro. Non ho detto che bisogna fermarsi, bisogna sempre, chi si ferma esce fuori. Si ferma e fuori, è escluso, bisogna andare. Duccio, sei fuori. Duccio, sei fuori. Proteggiamoci con le braccia, non li teniamo basse, non lo puoi lasciare. Anche fuori, anche Andre, vai, 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 continua, continua, io fisco per quelli che sono fuori, non fermiamo la corsa, continuiamo. Abbiamo detto sono 5 minuti, mancano 2 minuti. No, l'hai buttato te! Ma spinta tipo! Ma che dici? No, 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 fai con lui! Io bianco, ma che fai con lui! Non vedo nessuno che attacca il compagno per portargli via il chi pallone. Chi te fa? Che altro attaccavo? Così è semplice. La Svizzera. Tutti io e gli altri ce li siamo buttati da vicenda. Tutti stanno fermi. Ciao pacifici, mille.
Cristian, il tuo non era fuori, eh? L'ha tirato via, era il mio! Vieni qua, Cristian, gira di qua, vieni! Vai, Elio! Ancora 30 secondi! Vai, Elio, è la finale! Bravo! 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 Cione! Cinque adulti! Vai, vai, ora! Cione, Cione! 10 secondi! Ma che stronzo sei, Giono! Vai, vai, vai! Dai, io guardo che si levano!